Nemici e nemiche della muffa, sono Giuseppe di bastamuffa.com. Come potrete notare, non sono nei soliti scenari dove siete abituati a vedermi, perché mi trovo in Scozia e precisamente a Edimburgo. In via ufficiale sono qui per una vacanza. In via ufficiosa, come sempre, sono anche qui per dare un'occhiata alla situazione muffa, per scoprire nuovi prodotti e dare un'occhiata ai colorifici. Vi dico un po' il bilancio di questi primi 3 giorni, anzi questo è l'ultimo giorno per me. E come potete sapere, le case in Inghilterra sono costruite in maniera nettamente diversa rispetto alle nostre e sono anche molto carine, a dir la verità, come potete anche vedere dallo sfondo. E una caratteristica che le distingue in maniera particolare è il fatto che moltissime di queste case hanno ancora la moquette in casa, che per noi ormai è un concetto abbastanza disgustoso, perché sappiamo benissimo che la moquette porta acari, poca pulizia, eccetera eccetera, però per loro è quasi un'istituzione e è capace che la trovate anche magari sui muri. Se non trovate la moquette sui muri, perché siamo proprio arrivati all'epoca 1700, trovate la tappezzeria, che anche questa è una abitudine consolidata nelle case tradizionali inglesi. Quindi se io pensavo di trovare della muffa così facilmente, ovviamente sono rimasto deluso, perché è tutto ricoperto fondamentalmente. Addirittura nella camera che ho affittato dove mi trovo c'è nel soffitto della tappezzeria color pittura, cioè nel senso che il soffitto è arancione tinta unita e fondamentalmente non è verniciato, quindi ci potranno essere anche qui delle problematiche di clima, perché comunque fa freddo, fa caldo. Sono leggermente colorito di rosso perché ieri c'erano 25 gradi, ora ce ne sono 8 forse, quindi lo sbalzo di temperatura c'è sempre, che è quello che fa poi scattare la condensa. Certamente queste case fatte di questi mattoni belli spessi, non posso dirlo con certezza, ma sicuramente può darsi che inquadro anche una casa in questione, possono essere una barriera contro il freddo, non lo so, ripeto, andrebbe fatta una perizia. Certamente quello che ho notato, pur avendo girato la zona fra virgolette turistica, è che non ho trovato neanche un colorificio, parecchi ferramenta. Probabilmente il colorificio non ce ne sono uno a ogni angolo come abbiamo noi in Italia, ma ce ne sarà il giusto indispensabile. Con la scusa facciamo il punto della situazione su quello che è il nostro piccolo grande universo dei trattamenti antimuffa e vi ricordo le regole fondamentali di approccio quando avete a che fare contro la muffa. Non fidatevi ovviamente dei soliti consigli che dicono basta aprire la finestra, basta pulire con candeggina, basta usare acqua e sale. Questo era uno degli ultimi che ho trovato a commento di un mio post che ho pubblicato su Facebook, ma ovviamente ognuno condivide la propria esperienza personale, quindi se è risolto con acqua e sale dirà ai suoi amici che acqua e sale è la soluzione contro la muffa. Ma direi che se mi segui da un po' avrai già capito che non esiste la soluzione miracolosa e ahimè ci vuole un pochino più di impegno sia da parte nostra che da parte del cliente che ci contatta e ci chiede un consiglio. La strada è sempre quella, nessuna ricetta precompilata, un'analisi seria che porta via tutto il tempo che è necessario, almeno questo è quello che noi ci sentiamo di fare per i nostri clienti, finché sarà possibile in via del tutto gratuita e senza impegno. E questo significa passare qualche oretta di tempo in loro compagnia analizzando le foto che ci hanno inviato, dei mini video che ci permettono di vedere la situazione quasi come fossimo a casa loro, le planimetrie, se ci sono anche delle documentazioni più tecniche, qualcuno ha fatto anche delle termografie, insomma tutto quello che puoi fornirci per spiegare il tuo problema è ben accetto. Se hai appena pulito la macchia di muffa con della candeggina potreste avere un problema, nel senso che se non hai nulla da mostrarci per noi è improbabile che ti possiamo fornire una soluzione, perché sarebbe proprio tirare dei dadi e giocare a sorte, cioè sperando che il trattamento tipo sia adatto anche a te, ovviamente non sarebbe possibile garantirlo. Ecco, apriamo magari una mini parentesi sulla voce garanzia, che molti mi chiedono: ma che vuol dire sta garanzia? Come fate? Venite voi a rimettere i prodotti? No, chiariamo subito, qualora qualcuno magari avesse visto pochi video o ha letto poco su Bastamuffa, che Bastamuffa non è un'azienda, non è un'impresa edile che viene a casa a imbiancare, visto che abbiamo un'unica sede a Milano,
e essere presenti in tutta Italia richiederebbe un filo di sforzo in più, cosa che ovviamente non è possibile. Quindi qual è l'idea di fondo di Basta Muffa? È quella di fare prima un'analisi del tuo problema, e quella è la cosa indispensabile da cui si parte e è un pilastro della nostra azienda. Una volta comprese le cause che hanno scatenato il tuo problema, la soluzione sarà nel fornirti i materiali che hai realmente bisogno e confezionarti il tutto con un manuale di istruzioni scritto da noi, quindi niente copia e incolla delle schede tecniche del produttore, dove ti viene spiegato passo passo come sarà l'applicazione dei prodotti. Quindi prodotto A, applicarlo con pennello senza diluizione, aspettare 3 ore fra una passata e l'altra, procedere. Insomma, una spiegazione a mo' di checklist, cioè tipo lista delle cose da fare, dove tu poi metti una X dopo aver fatto il primo passaggio. E questo secondo me è il modo migliore ed è quello che mi ha dato migliori risultati quando abbiamo iniziato a vendere questo trattamento alle famiglie direttamente, garantendole la fattibilità di metterlo da loro, perché c'è sempre la preoccupazione: ma sarò capace? E se poi non viene bene? Chiaramente la prima cosa che devi tener conto è che devi aver usato un rullo e un pennello almeno una volta nella vita. Anche no, se te la senti, però c'è da stendere dei prodotti che non sono delle pitture, però somigliano alle pitture, perché sono dei rivestimenti termici. Insomma, un qualcosa che va a rendere le tue pareti più calde in inverno e più fresche in estate, il che non guasta, visto l'arrivo della stagione. Quindi, una volta che è stata fatta la scelta dei prodotti in base alla metratura che hai, e ti assicuro che siamo molto precisi nel calcolo, ovviamente se tu mi dici 100 metri quadrati e poi i metri quadri sono 50, ti avanzerà metà del materiale. Quindi ribadisco il fatto che tra noi c'è una collaborazione molto stretta durante la valutazione. Quello che ci dice il cliente è legge, cioè se ci vengono date delle informazioni fuorvianti, anche il nostro trattamento andrà fuori strada. Quindi quando insistiamo sul fatto di volere più informazioni, calcolare meglio le misure, è perché non vogliamo farti perdere tempo, ma che serve anche per te. Quindi mi raccomando, tutto quello che riguarda Basta Muffa parte veramente dal nostro servizio di valutazione, che puoi trovare direttamente nel nostro sito www.valutazionemuffa.it. C'è una breve descrizione del perché, cosa giusta e buona richiedere una valutazione, perché è sempre meglio ricordarlo, cosa implica, come farlo tecnicamente. Quindi puoi mandare delle foto tramite WhatsApp o via mail. C'è un breve questionario di una decina di domande da compilare, giusto per dirci come ti chiami, il tuo numero di telefono per contattarti e da quanto tempo hai il problema. Insomma, delle informazioni di base per evitare di tenerti mezz'ora al telefono a fare tipo l'intervista telefonica, che sarebbe una roba piuttosto fastidiosa. Quindi una volta che avrai fatto i tuoi compitini, diciamo così, verrai contattato molto velocemente, prima di tutto dalla nostra assistenza clienti, che ti confermerà che tutto il materiale che ci ha inviato è corretto oppure manca qualcosa. Insomma, questa telefonata arriverà molto molto presto, perché serve per coordinarci in attesa che un tecnico, lo specialista come lo chiamiamo noi, ti contatterà, e ovviamente lì poi si andrà sul tecnico. Ma mi sento di tranquillizzarti di una cosa: non ti chiamerà uno scienziato per spiegarti dei concetti complicatissimi, non è nel nostro stile ovviamente. Quindi ti chiamerà un tecnico che mastica pane e muffa dalla mattina alla sera da qualche anno, quindi un pochino se ne intende, diciamo così, e cercherà di farti delle domande per capire le cause del tuo problema ulteriormente, ma soprattutto per farti capire come funziona questo tipo di trattamento, che ripeto, non è la solita pittura antimuffa, non è il solito prodotto a base di spray con cloro che devi applicare sui muri e sperare che tutto vada bene. È qualcosa di diverso, cioè qualcosa che ha come obiettivo risolvere il problema, non dare una ripulita sui muri e vediamo come va l'anno prossimo. Parlavo prima appunto di garanzie, ci ritorno brevemente e concludo, perché sono già 10 minuti che parlo ininterrottamente. La garanzia perché è stata data e perché è solo di 3 anni? Ogni tanto qualcuno mi scrive e mi dice: però non è giusto, date solo 3 anni di garanzia, ne dovreste dare 10, 20. Sì, in un mondo ideale potrebbe anche essere una durata giusta, però
facciamo due conti. Abbiamo detto che noi non veniamo a casa tua per analizzare il tuo problema. Il lavoro lo fai tu e quindi capisci che ci sono delle variabili che da me non sono controllabili. E quindi sulla base dell'esito dei trattamenti degli ultimi 5-6 anni ho osservato che quando il cliente ha eseguito alla lettera tutto quello che gli abbiamo consigliato e ci ha dato a monte tutte le informazioni giuste che erano necessarie per fare la nostra valutazione, non ci sono mai stati problemi. Quindi i primi 3 anni fondamentalmente li abbiamo trascorsi serenamente tutti, ma in realtà non è che vuol dire che tranne un giorno la muffa è tornata a queste persone, in realtà poi può essere durato 4-5 a tempo indeterminato. Fai conto che casa mia, che è il paziente zero, dove praticamente è iniziato tutto, è stata fatta nel 2010, quando ho iniziato poi a occuparmi di questi prodotti in maniera esclusiva, ed è tuttora senza muffa. Insomma, avevo la classica muffa in cucina, nella camera da letto, negli angoli esterni. Quindi quando si fa un trattamento che mira a recuperare la differenza di temperatura che hai fra muri freddi ed esterno della casa, diventa quasi un rivestimento fisico, nulla a che vedere ovviamente con i pannelli isolanti a cappotto, è un lavoro diverso, però funziona. Quindi perché 3, non 5, 7, 9, 10 anni? Perché c'è anche la tua parte in tutto questo. Immagina la situazione, se venisse una squadra di bastamuffa che comprende l'omino con la tuta bianca che fa tutte le misure, vede che ceppo di muffa ha e la qualità dell'aria, l'umidità, e gli partono già 500 euro per fare un primo controllo con un tecnico del genere. Poi facciamo la rilevazione termica delle pareti, perché dobbiamo sapere ovviamente quant'è lo sbalzo termico, e anche lì una cifra simile. Dopodiché i materiali, quelli si comprano e qui ci siamo, e poi devi anche applicare questi lavori. Ti pare che ti mandiamo l'imbianchino improvvisato? No, manderemo il nostro migliore imbianchino, perché dobbiamo darti una garanzia di 20 anni. Morale della favola, il prezzo del lavoro si è quadruplicato, perché ovviamente c'è da applicare i prodotti, c'è da fare l'analisi prima e c'è l'uscita di vari tecnici. Ora, tutto questo in un mondo ideale sarebbe sicuramente utile, però quello che devi capire è che non puoi sottoporti in maniera preventiva una spesa del genere quando magari hai 2 puntini di muffa nel bagno, e in realtà basterebbe un trattamento appunto come il nostro, ragionato, senza bisogno di fare investimenti milionari. Ovvio, di fronte a un servizio del genere potremmo anche dirti: garanzia vita, abbiamo visto casa tua, l'abbiamo fatto noi il lavoro, veniamo per tutta la vita perché ti abbiamo fatto spendere una cifra enorme per fare questo lavoro. Ora, va bene tutto, però mi rendo conto che quello che noi dobbiamo fare è fornirti solo quello che tu hai realmente bisogno, che non sia né una goccia in più e né una goccia in meno. E questo passa per utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione in maniera, permettimi di dirlo, etica. Per questo il trattamento bastamuffa è un trattamento venduto per famiglie, per permettere a genitori con bambini piccoli che vogliono risolvere il problema nella cameretta di loro figlio di cavarsela da soli, perché ovviamente anche la manodopera ha un costo, e risolvere il problema con una garanzia. Poi ripeto, qualunque sia la durata della garanzia, troveremo sempre delle persone che ci diranno: grazie, non ho mai avuto una garanzia fino a oggi, perché non ce n'è di solito, oppure è troppo poco. Quindi lascio poi a voi la possibilità di decidere se questa cosa è interessante o meno. Quello che posso dirvi è: se acquistate persino gli stessi prodotti che noi vendiamo in un normale colorificio, non c'è ovviamente nessuna garanzia, perché chi ti vende la pittura non è che può dirti sì, metti questi prodotti e ti garantisco che risolvi il problema. Non può sapere cosa farai e che problema hai. Quindi il nostro lavoro è, perché oltre a venderti questi prodotti che sono veramente ottimi, quindi probabilmente anche utilizzati a caso avresti dei risultati eccezionali, però non ti consiglio di farlo, perché ho un sacco di storie di gente che ha comprato i migliori prodotti termici, poi non sapeva che non si dovevano ricoprire con pitture tradizionali e ha fatto un pasticcio. Quindi se tu compri la pittura termica e la ricopri col traspirante perché tua moglie vuole il colore strano, hai perso il 95% dell'efficacia. Questo per dirtene una. E quindi parlare di garanzia quando si fa un lavoro alla cieca è pura follia. Però detto questo, la nostra garanzia come funziona? Se il cliente ha
preso tutti i materiali che gli abbiamo suggerito, li ha applicati secondo le regole di buon senso e ci ha fornito delle prove fotografiche e video del lavoro fatto, insomma una sorta di prima e dopo della dieta, noi siamo in dovere per tutti e tre anni dall'acquisto dei prodotti, se ci fosse un puntino di muffa, di rifornirgli il materiale che serve per rimediare. Ovviamente te lo dico e te lo ripeto, non veniamo a casa a rimettertelo, quindi se tu hai delegato questo lavoro al tuo imbianchino, perché comunque si può fare, dovrai chiamare qualcuno per metterlo, quindi cerchiamo di essere, come dire, realistici, non ci può essere un servizio a domicilio di riparazione se torna la muffa. Se dovesse tornare la muffa, semplicemente rifaremo una nuova analisi e magari ci renderemo conto che in quel punto non abbiamo messo sufficiente prodotto termico e ti spediamo 5 litri di prodotto termico e te lo sistemi tu, tutto quello che è necessario. Quindi, siccome siamo una società di persone e la domanda più gettonata è tipica italiana nella diffidenza che è normale che abbiamo perché in giro è pieno di fregature, quindi a 3 anni e un giorno la muffa dovrebbe tornare, potrebbe tornare, anzi sono più preciso. Non posso ovviamente prevedere il futuro per quanto riguarda casa tua, però posso dirti questo, ed è già capitato, se a 3 anni e 4 mesi dopo che tu hai fatto un trattamento con noi completo ti si dovesse formare la muffa, non c'è nessuna azienda basta muffa che ti ha garantito 3 anni e 4 mesi, ma sarà mia premura, mia nel senso come rappresentante dell'azienda, non di tasca mia ovviamente, comunque risolverti il tuo problema, ma perché è normale, cioè possono succedere di queste cose, però ripeto, vengono gestite e ci sono casi in cui i clienti sono rimasti soddisfattissimi perché sapevano di essere comunque fuori garanzia e quasi si sentivano in imbarazzo di segnalarmi il problema perché comunque erano soddisfatti della risoluzione e alla fine hanno risolto. Quindi, come dirti, la fortuna di lavorare con noi, che siamo comunque una piccola azienda, è che dall'altra parte del telefono non ti risponde un call center o una persona che è addestrata per smistare chiamate e non farti parlare con nessuno. Ti risponde il reparto tecnico e l'assistenza clienti, che è fatta appunto di ragazzi che sono, come prima di tutto, preparati dal punto di vista tecnico e comunque sono in grado di darti una soluzione per qualsiasi problema. Quindi, dopo 18 minuti di tour guidato del vialone principale di Edimburgo, mi sento di dirti: se stai ancora cercando di risolvere il tuo problema di muffa e sei arrivato addirittura alla fine di questo video, ora in questo caso dovrei regalare tipo dei bonus per vedere quante persone sono arrivate fino alla fine, ma ovviamente non lo farò perché non è utile alla nostra causa. Però fondamentalmente rinnovo l'invito a provare semplicemente il nostro servizio di valutazione, che ovviamente non è un gioco per noi, quindi porta via tempo e risorse. Se hai veramente bisogno di un aiuto, giusto per capire anche che cosa hai fatto finora e cosa ti hanno spalmato sui muri le persone che hanno fatto il lavoro prima di noi. Quindi, se hai bisogno di una mano, visita il nostro sito www.valutazionemuffa.it, segui l'iter burocratico e aspetta la nostra telefonata. Male che va, ti ritroverai con un corso di formazione su come si gestisce la muffa in via del tutto gratuita. Sia la parte dei materiali che ti invieremo, video, articoli del blog da leggere che magari ti riguardano, che ripeto fanno cultura, e quando parlerai con tuo cugino, che di solito è quello esperto di tutto, che dà consigli e fa pure un sacco di disastri, ne saprai più di lui. Quindi abbandona una volta per tutte quella maledetta candeggina e quegli spray tossici e valuta una soluzione diversa che si possa applicare anche da noi e che non abbia sostanze tossiche. Esiste, quindi quando leggo che si dice se non si usa per forza quel tipo di sostanza non si può risolvere il problema, sbagliato, esistono dei prodotti che costano ahimè un po' di più ma risolvono il problema. Quindi, superata la soglia dei 20 minuti, ti saluto da Edimburgo e la sua coltre grigia che la contraddistingue. Ti consiglio comunque di visitare questa meravigliosa città perché, al di là del clima che ahimè non si può cambiare, è bellissima, piena di verde e di tante cose interessanti da visitare oltre che di tanta storia. Quindi, finita la parte documentaristica, ti saluto, io ritornerò oggi in Italia e ovviamente riprenderemo con la nostra cadenza usuale i nostri video antimuffa. Ciao da Giuseppe e alla prossima e basta muffa!